testi possiamo utilizzare per aiutare i bambini a comprendere il nostro mondo emotivo e le nostre emozioni? Tra i tanti testi che sono presenti per aiutare i bambini a riconoscere e imparare a gestire le proprie emozioni, oggi parliamo di un testo che si chiama Ciripò, storie per imparare a stare bene con se stessi, scritto da Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, edito dalla Erickson. Questo testo racconta la storia di un piccolo gattino dal nome Ciripò che si trova ad affrontare una serie di esperienze di vita quotidiana che lo portano anche a doversi fronteggiare con delle emozioni tipiche, tra cui la tristezza, la rabbia, l'ansia, la paura. Il piccolo Ciripò dovrà affrontare una serie di prove e anche di avventure. Dovrà attraversare diverse parti della sua città, passando appunto dalla scuola fino ad arrivare al bosco, fino ad arrivare al castello dei desideri, fino ad arrivare alla Rocca delle Aquile. Ciripò imparerà qualcosa di nuovo su quello che avviene all'interno di sé. Grazie all'aiuto di alcuni personaggi fantasiosi, come per esempio il dottor Gattaperino oppure ancora la fata Ciclamina, imparerà a capire che non sempre noi possiamo essere in balia delle nostre emozioni, ma possiamo imparare a governarle e, perché no, oltre che a riconoscerle, anche a saperle gestire. Il testo lo consiglio soprattutto per bambini prescolari dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria, in quanto anche le avventure che vengono raccontate, che fanno riferimento a Ciripò, a questo gattino, portano il bambino ad identificarsi con lui. Il piccolo gattino Ciripò, tra una serie di delusioni, di sofferenze, di paure, arriverà coraggiosamente a trovare la sua strada. Sono proprio tutte le sfumature possibili che ci possono dare le nostre emozioni a darci delle esperienze ricche di significato e soprattutto di crescita per noi. Le nostre emozioni ci aiutano a colorare il nostro mondo e, sia belle o brutte che siano, sono comunque delle sfumature inevitabili del nostro percorso di crescita che sono funzionali per farci fare delle esperienze di vita significative. Il messaggio chiaro all'interno del libro, che viene lasciato anche ai bambini, è quello di lottare sempre e continuare ad andare avanti, seguendo coraggiosamente la propria strada, il proprio cammino, affrontando i pericoli della vita. Insegniamo ai bambini che il mondo è fatto di cancelli da aprire. Lungo il sentiero troveremo sempre degli ostacoli. Insegniamo ai bambini che in un giorno ci sono sempre 1140 minuti. Questo significa che ogni giorno abbiamo circa 1140 possibilità per trovare la chiave giusta, aprire quel cancello e continuare ad andare avanti, perché lungo il sentiero degli ostacoli si celano sempre delle opportunità.